L'episodio narrato in questa storia si è verificato in Canada nel 2018, precisamente nella città di Toronto. Il protagonista dell'incredibile disavventura è un musicista 29enne che stava accompagnando due amici alla loro auto dopo una festa, in un piccolo parcheggio esterno. In quel momento è stato assalito da tre malintenzionati, tutti armati di pistole. I tre hanno prima rapinato il gruppo per poi tornare dopo poco e iniziare a sparare. Sono stati sparati in totale 33 colpi, di cui 30 hanno raggiunto il corpo di Jamal. Dopo una corsa disperata in ospedale, i dottori sono riusciti a medicare tutti gli organi, le vene e le ossa danneggiate. Jamal, dopo essersi risvegliato, ha detto: «Inizialmente non ho nemmeno sentito i colpi. Mi ricordo solo i flash provenire dalle pistole. È stata una stranissima esperienza fuori dal corpo. Mi sentivo come se io fossi in piedi sopra la scena e stessi guardando quelli che sparavano al mio corpo. La prima operazione per salvarlo è durata 15 ore. Poi ne è seguita una ulteriore di altri 15 ore. I dottori sono riusciti a rimuovere quasi tutti i proiettili, ma alcuni sono letteralmente ancora dentro Jamal. Ne ho ancora alcuni dentro. L'altro giorno mi stavo grattando la schiena e ho sentito qualcosa di duro e freddo sotto la pelle. Sapevo cos'era. Sarebbe un problema passare per un metal detector». Il 17 novembre del 2012, José Alvarenga esce per una battuta di pesca al largo di Costa Azul, in Messico. Con lui c'è Ezequiel Córdoba, un ragazzo di 22 anni. Quello di Alvarenga sarà un viaggio che lo porterà alla deriva nel Pacifico meridionale, senza scorte di acqua né cibo, per i 14 mesi successivi. In quella fatidica uscita in mare aperto, i due uomini si erano trovati nel mezzo di una tempesta. Alvarenga aveva lottato giorno e notte per allineare lo scafo alle onde cercando di rientrare. Si era liberato di tutta l'attrezzatura e del pescato per alleggerire la barca e mantenerla a galla. Era riuscito a contattare i soccorsi, ma non a dare la sua posizione. Poi il motore aveva ceduto proprio in vista della costa e da allora di lui era scomparsa ogni traccia. Dopo i primi due mesi in mare, Ezequiel Córdoba si sente male. Ha ingerito i resti velenosi di un rettile insieme alla carne cruda di un volatile. Da quel momento si rifiuta di mangiare, smette di combattere, deperisce e si lascia morire. Quando approda, Alvarenga è subito sospettato di cannibalismo. Credo che di tutte le falsità circolate sulla mia storia, questa sia la più dolorosa da accettare. In realtà non si può escludere che in una situazione simile, per puro istinto di sopravvivenza, possa essersi reso protagonista di cannibalismo, cibandosi del suo compagno di viaggio. Alvarenga, tuttavia, continua a comportarsi per giorni come fosse vivo. Gli parla per ore, lo incita, gli racconta delle storie, gli fa promesse, gli chiede consiglio. Poi, a suo dire, come svegliandosi da un incubo, si arrende, gettandolo in mare. Solo nel mezzo dell'oceano, le stelle gli davano la sensazione che tutto fosse a posto. Toccherà terra di nuovo a Tyle Island, una delle 1156 isole che compongono l'arcipelago delle Marshall, a 6700 miglia da dove era salpato. Al suo arrivo all'isola di Tyle, quest'uomo di mare giovane e forte era irriconoscibile. Stava in piedi a fatica, aveva la barba incolta e arruffata, gli abiti consunti, le caviglie gonfie, i polsi esili ed evitava gli sguardi diretti. Nel corso della sua odissea ha sofferto la fame, la sete, la depressione, il caldo estremo di giorno e il freddo la notte. Ha imparato a cacciare come un gatto gli uccelli che si posano sulla sua barca per mangiarli crudi insieme a qualche pesce e tartaruga, pescati con le mani. Ha raccolto dal mare rifiuti, vecchi contenitori di plastica, per conservare l'acqua piovana. Ha sperato di morire o che qualcuna delle navi container di passaggio, più di 20 nel corso dei mesi, si accorgesse di lui.
Un bambino di 4 anni è sopravvissuto a un volo di 70 metri da una scogliera in California. Quello che all'apparenza può sembrare impossibile si è verificato a Bodega Bay, a nord di San Francisco, dove il bambino, assieme alla famiglia, stava giocando a lanciare i sassi nell'acqua. Improvvisamente è scivolato, precipitando dalla scogliera. In un primo momento si temeva che il bambino fosse finito in acqua, ma i soccorritori sono riusciti ad individuarlo su un breve tratto di spiaggia sotto le rocce e si sono calati per raggiungerlo e portarlo in salvo. Ma com'è possibile che dopo un volo di ben 70 metri, un bambino di soli 4 anni sia riuscito ad evitare la morte più che scontata da una simile altezza? Nessuno riesce a darsi una spiegazione, dato che dopo una settimana di coma ha riaperto gli occhi ed è in condizioni stazionarie. E ora mi incuriosisce il vostro parere. Queste storie, apparentemente inspiegabili e incredibili, sono vere e sono accadute a persone che definire miracolate sembra riduttivo. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e commentate scrivendo quale storia vi ha sconvolto maggiormente. Reale, paranormale o frutto del destino? Cosa si cela dietro questi avvenimenti a dir poco inspiegabili? Sarò lieto di rispondervi attraverso il mio punto di vista. Un saluto e a presto per un nuovo video con Pete and Joy Ever.